Come fare a farti invitare da un uomo? Molte donne hanno questo problema perché agiscono nel modo sbagliato. Prendiamo ad esempio gli inviti, poi ovviamente possono essere su diversi livelli. Ad uscire una sera, a cena, può essere anche il semplice invito, ad esempio, in una sala da ballo per ballare, ad esempio. Ma il principio di fondo è lo stesso. Prendiamo un esempio classico, una sala da ballo, di tango, di qualche altro ballo, non importa. Una donna è lì seduta e vuole farsi invitare da un uomo a ballare. Allora, come agisce normalmente? Normalmente tende a stabilire un contatto oculare con quest'uomo. Lui percepisce il contatto oculare, recepisce l'interesse da parte della donna nei suoi confronti, va a colpo sicuro e la invita a ballare. Lei accetta e si fa il ballo. Ora, quest'uomo comunque non è rimasto coinvolto, sicuramente, perché non vive adrenalina, perché non vive pathos. Lo stesso discorso avviene quando una donna vuole farsi invitare, ad esempio, ad uscire con un uomo. Gli lancia messaggi espliciti, dice: ah, mi piacerebbe andare, che mi invitassi, oppure: perché non andiamo a cena una sera? Perché non mi porti di qua? Perché non facciamo questo? Perché non facciamo quello? Ovviamente lancia dei segnali molto palesi di interesse e quindi non fa vivere pathos. L'uomo magari la invita, magari ci va pure a letto, però poi non resta coinvolto. E la donna si dice: ma perché è capitato questo? Perché è capitato questo? Perché non hai generato pathos. L'uomo ha una necessità fisiologica di vivere l'adrenalina, di percepire l'adrenalina. È un retaggio, diciamo così, dell'evoluzione, della filogenesi dell'essere umano. Quando i nostri progenitori, maschi primitivi, volevano accoppiarsi nella savana con le donne, provavano una forte adrenalina, non tanto per l'accoppiamento in sé, che quello è un fatto naturale, quanto perché c'erano dei pericoli. A quell'epoca il rischio era, diciamo, di essere assalito dalla tigre a dente a sciabola, in una situazione in cui eri fortemente, diciamo così, fragile e vulnerabile. Però questo rischio, questa adrenalina che circolava, si è impressa come un imprinting nel codice genetico e anche oggi è ciò che serve al maschio per rifargli vivere in qualche modo quell'antico retaggio ancestrale, diciamo così, che il maschio si porta dentro. Quindi, nell'approccio che fa il maschio, non deve avere troppi segnali di sicurezza. Tu cosa devi fare fondamentalmente per farti invitare? Devi stimolare attraverso la comunicazione non verbale, accavalla le gambe se sei in un locale, fai qualche cosa. Esibisci quando lui è nella vicinanza, ma non cercarlo però come contatto oculare. E questo gli darà, lui non gli darà la certezza che tu possa accettare o meno. E questo dubbio, diciamo, gli farà vivere l'adrenalina durante l'approccio con te. E questa adrenalina che vive sarà ciò che lo coinvolgerà successivamente poi. Diciamo che puoi avere meno conquiste, ma in questo modo avrai delle conquiste più stabili, più certe. Lo stesso discorso vale se vuoi farti invitare a cena. Tu non devi assolutamente mai dirgli: ma perché non andiamo qua, facciamo questo, facciamo quello. Devi dare degli stimoli, creare attrazione, quindi attraverso stimoli non verbali, e poi eventualmente dire: ah, domani sera vado con un mio amico che mi ha invitato a cena, dopodomani invece vado con quell'altro che mi ha invitato a ballare, per fare un esempio. E quindi in questo modo tu a lui non chiedi assolutamente nulla, mandi stimoli, metti antagonisti e ti fai vedere che potenzialmente potresti essere interessato, potenzialmente no. Lui deve viversi l'adrenalina durante l'invito. Se fa questo è già coinvolto. È già coinvolto mentre lo fa. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao!